E benvenuti ragazzi, sono Gilbraga, sono qui oggi, tornato, perché guardate un po' chi è tornata. Newtown, regà, sempre stata la mia mappa preferita. Ieri notte tardi ho aspettato che finisse tutto, aggiornamenti, robe varie. Ho fatto una o due partite, però era l'una di notte. E a primo impatto vi dico che su Black Ops 4, visto che ci sono tante cose overpowered, tipo barricate, seeker, mine, robe del genere, è un po' confusionaria. Però oggi la proviamo insieme, facciamo una o due partite. Una magari la gioco col Maddox, una la gioco col Rampart, perché di mitragliette forti non ne ho sbloccate. Aspetto che si sblocchi il Cordite, poi giocheremo col Cordite su Nuketown. Spero che questo video sarà di vostro gradimento e spero che mettiate un bel like, cerchiamo di arrivare a 50. E soprattutto lasciate anche un bel commento se in cui mi dite cosa pensate effettivamente di questa Nuketown. Ora raga, non badiamo troppo alle ciance e andiamo a farci una partitozza su Nuketown, guys. Purtroppo, come dicevo prima, l'ho trovata un po' confusionaria e anche soprattutto il fatto che la gente che sta nerdando adesso su Nuketown è gente tryhard. Ma ti guarda adesso Giant Dwarf, che è un maestro prestigio, mi pare. Quindi si trova gente abbastanza tanto forte. Però è ovvio che i primi giorni di Nuketown 24/7, perché per chi non lo sapesse, su PC è arrivata al 20. Il 20 notte tardi, è arrivata verso mezzanotte è arrivata. E quindi la gente che ci gioca adesso, come è normale che sia, è gente che ci vuole nerdare. E se la gente ci vuole nerdare, vuol dire che è forte, in teoria. Quindi la gente sarà leggermente forte, però cerchiamo di fare il nostro meglio. E niente, proviamo anche sto Rampart e vediamo un po' cosa combina in queste situazioni qua. Poi vabbè, come sempre Nuketown è bella perché è fatta proprio bene. Purtroppo bisogna sempre vedere come si adatta al gioco che noi andiamo a giocare, perché non con tutti i Call of Duty va bene. Io ovviamente mi sono messo solo Strix per cercare di tirarne qualcuna. A me delle ricompense supporto non me ne frega niente. Qua avevo fatto una bella blaze e avevo tirato la bella mina seeker addosso. E stava anche ben in silenzio. Ecco, come sempre il problema di Nuketown è che più che tutto è la gente che ci gioca. Perché c'è gente che si mette sempre là. C'è la mina seeker. Come faceva essere? Ecco, figa. Giusto per vedere quel coglione là che era il nostro spawn. Non sono manco riuscito a disattivare la mina seeker. Tu muori. Questo come mi ha preso? Ah no, ok, erano in due. Quest'arma qua con i due grossi calibri è veramente forte. Purtroppo non è l'arma forse più adatta per giocare a Nuketown. Però ho voglia di giocare con Rampart oggi. Muori. Mi sa che in una Nuketown così confusionaria giocare con l'assalto non è forse una delle migliori scelte. Soprattutto se non si è in gruppo da 6 o gruppo almeno da 3 o 4 persone forti. Infatti mi sa che la prossima la gioco, no, passo già direttamente al Maddox, che è tra l'altro è più una mitraglietta che è un fucile d'assalto. Ti ha finito il lavoro. Nemico in vista. Muori. Sta rimosso. C'è chi non è lì dentro. Il nostro segnale tattico. Madonna. Uno non può manco farsi le kill tranquillo col Tempest. Come prima partita non è andata benissimo, perché sto faticando a giocare su Nuketown. Però è sempre bella. Nuketown è proprio sempre bella, pazzesco. Poi vabbè, purtroppo Nuketown ha il grosso problema della gente che gioca a Nuketown. Perché la gente che gioca a Nuketown, non so, prende qualche malattia. Iniziano tutti a giocare malissimo. C'è gente che ci mette il mitraglione sopra le cose. Cioè, ok guys, quanto vorrei giocare con
il cordite perché ho sbloccato la mod operatore che è veramente forte. Gruppo da 4, puttana io. Ci sono solo gruppi in sto gioco. Il bello è che non posso neanche quittare e cercare un'altra, perché ho già provato ieri. Se uno quitta e risegue la partita trova sempre la stessa. Cioè io non so se è solo su PC questa, questo problema qua, ma trovo sempre la stessa lobby. Cioè io se quitto e cerco un'altra trovo sempre questa. Ok, e a sto punto le gioco tutte. Il mio compagno c'ha la Dark Matter. Cioè vedete, sono si tryhardere in Nukedown 24/7. Ma c'era da aspettarselo, non è una cosa nuova. Sempre sui Black Ops, nel momento in cui usciva Nukedown 24/7, i primi giorni erano veramente da spararsi. È tipo un covo di gente che gioca col Gatorade e l'asciugamanino. Muori. Muori. Ma basta con l'RCXD. E questo è brutto di giocare contro le squadre. Perché le squadre si inventano le peggio merde. Cioè guardate quello lì come gioca. Figa, datti una bella sveglia, frate. Muori anche. Sono da solo dentro la postazione. Grazie, raga. Purtroppo Newton va giocata in gruppo, se no. Se no veramente si fatica per niente. Bravo amico che tiri la torretta. Ti sono veramente grato. Oh mio Dio, che casino c'è. Allora, tiriamo sto Hellstorm. LOL, sono a una kill dalle Strix, vorrei prenderle, sinceramente. Quanto ci fate che muoio per la 9 bang? Madonna. Muori. Strix, prese. Easy. Che palle, madonna. Lo sono trovato dietro. Easy. Ucciso. Bravi. Bravo cucciolino elicottero. Bravo. Bravo. Ma quanti kill mi stanno facendo le Strix? Buono, buono, buono. Finalmente ogni tanto, vabbè, su Nukedown ha sempre killato abbastanza le Strix. Solo che è la seconda partita del giorno, la prima è quella che ho registrato prima. E sto smirando tantissimo. Morite tutti. Ovviamente il Tempest. Pazzesco il Tempest. Allora, però sono contento di aver ristirato le Strix, perché su questa modalità qua, su Nukedown 24/7, non è difficile di più. Soprattutto su PC poi, dove c'è la gente malata. Ma quello? Wow, che casino c'era? Che casino c'è? Aiuto! Wow. Cazzo è? Che covo è questo? Muori. Postazione sotto controllo. Sera eliminata. Non ci sto capendo più niente, raga. Sono bello confuso. La postazione è contesa. Ajax a terra. LOL, di nuovo tutte le Strix, ci sta. Morite. Che bello. Granata grappolo partita. No.
Come sono morto qua? Non state nella postazione, che semplice la partita. Madonna, la Nine Bang! Che nervoso, la Nine Bang. Bravi, che killate. Sono morto tantissime volte perché smiravo troppo. Comunque, le nostre 50 bombe le abbiamo tirate. Contate che sono in solo contro una squadra di 4. Le 50 bombe le abbiamo tirate. Non male. Solo che non so, non mi sento preciso perché sto smirando troppo. Vabbè che è la seconda partita, però. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento in cui mi dite cosa è messo di Nuclear. E niente, raga, ci becchiamo direttamente al prossimo video.